Amici ascoltatori, benvenuti alla nuova puntata delle recensioni. Benvenuti. Benvenuti. Questa nuova recensione. Stai zitto! Questa nuova recensione ci vede abbandonare il nostro genere preferito, quello dei racing, a favore di un altro sport, però lo sport più amato dagli italiani, ovvero il calcio. Io però in teoria non dovrei parlare di calcio visto la situazione della mia squadra, però ci bendiamo sì fino a domenica, poi quando prendete il derby. Sì. Passiamo quindi alla recensione di questo nuovo gioco, che non vi anticipo niente, ma si tratta di una nuova perla che ci ha rilasciato ancora una volta Data Design Interactive. Yo. Allora, la colonna sonora delle recensioni. Innanzitutto partiamo con la seconda puntata della rubrica che è stato veramente un clamoroso successo. Acquisti inutili, seconda questa puntata. Settimana, che cos'è? Ah, la famosa balance board. Esatto. I 90 euro peggio spesi. Detto questo, Tori, metti il nunchuk. Allora, eccolo là, grandissimi, li amiamo. Mi sento a casa. Come ti dicevo prima, sono un attimo agitato. La parola giusta è agitato. Sei agitato? Però quando abbiamo iniziato con queste nostre recensioni, avevamo messo in preventivo che il successo ti muovi. Il successo. Senti, Oltre ai nostri tantissimi fans, stimatori, ci avrebbe portato anche... Sì, ma smetti di muovere i fogli che stai leggendo te lo stesso. Ci avrebbe portato anche... Sì, dai, delle critiche, chi se ne frega. Critiche dei confederali. Salutiamo gli amici di Kaboom, non si può dire, praticamente... I federali. Ci ha detto che non trombiamo, però cazzi no, loro, perché noi trombiamo. Non è un problema, anzi. Sono diventato azionista Durex da un po' di anni. Comunque. Detto ciò, vai, andiamo avanti. Vai, procediamo. Guardate. Tutta colpa dei federali. Dai! Andiamo avanti. Dicevo, questo. Io guarderei un attimo le opzioni. Mi sa che c'è una cosa bella, che ho visto da qualche altro. Accendi il gioco. Guarda, le stesse dell'altro! È ovvio. Cioè, le stesse. No, guarda un po', perché io. Vedi, hanno fatto una volta. Se mi fai parlare, volevo spiegare ai nostri ascoltatori che stavolta il gioco non l'ho mai visto, quindi anch'io mi trovo nelle condizioni di dire, nel senso, non conosco quello che sta per succedere. Sei emozionato. Cioè, tiro a catena! Però vedi che. No, vai, prima. Hanno fatto l'icona una volta bene. Ti tiri? Cioè, magari c'è anche il tiro da tigre. Cambi giocatore. Tira, c'è la sorpresa. Tira che cosa? Passaggio così. Ma in pratica tira. Ma cosa tira? È come il 90% dei giochi del Wii, cioè muovi a cazzo. Sì, lo comando e fa. Vai, proseguiamo. Ah. Sonido cos'è? Sonido? Cos'è Sonido? Il cugino di Sonic. Il cugino portoghese. Beh, sto fatto anche un grande lavoro di traduzione. Sonido. Bra. Non ci deludono male. Ma vai, gioca la partita. Esibizione. Dai, va bene l'Inghilterra, hanno inventato loro il calcio, dai. Difficoltà? Minima. No! Prova. Guarda cosa c'è, pro. Campione! La bandiera della Francia al contrario. Vero. E siamo già due errori. Caricamento in corso tenero. È giusto. Caricamento in corso tenero, perfetto. Meno male. Almeno quello è stato tradotto bene. Che sport. Chissà se adesso Design Interactive cerca traduttore per l'italiano. Potremmo mandare il curriculum, vedi? Beh, graficamente è avantissimo. Però vedi che siamo. Che bello! Siamo degli stronzi perché dedichiamo solo la grafica. I comandi sono fantastici. Che carino, guarda! La cosa più bella che è. Che carino! Ma è super deforme! Guarda che animazioni! Ma dai, guarda, questo è un capolavoro! Fantastico! Come fai? Purtroppo non possiamo giocare in doppio! Secondo te arriva ai 10 frame al secondo? Sì. Bello, bello! Intanto si blocca tutto. Tutti uguali, sono tre modelli di giocatori e li utilizza 76 volte. Guarda che bella pettinatura qua. Tipica, sai che veramente è atroce? No, ma ogni cioè, a parte. Un po' di musica per aiutare, giusto? Chi indovina? Mettiamo in palio. Il gioco è tratto nuova rubrica.
Indovina la musica. Indovina la musica. Chi indovina? Scriveteci i numerosi nel blog. Gli mandiamo. Gli manderemo la nostra foto. No, la copia di sto gioco. La copia del gioco. Ma la copia! La copia del gioco. Io non vorrei mica privarti della tua bellissima copia originale, pagata 9,90 al GameStop l'altro ieri, scusa, è in offerta, in teoria il gioco costa 19. Allora, abbiamo ancora linee roventi, ci stanno telefonando tantissimi. Abbiamo ancora tre copie da regalare. Ci dispiace tantissimo perché siamo, cioè, senza parole, ma non ve la... Direi che lasciamo parlare le immagini. Sembriamo Vanna Marchi e sua figlia. Io ovviamente faccio la figlia, tu fai Vanna Marchi, certo. Comunque io direi di cambiare campo e vedere qualche altra aspettativa del gioco. Eccoci qua per i minigiochi. Sì, abbiamo dovuto... Io sono un po' deluso, sinceramente. Io ho dovuto prendere della camomilla perché ero troppo... No, sono deluso perché i nostri sviluppatori preferiti adesso incitano al bullismo, potete vedere. Hai un limite di 6 palloni per causare quanto più danno possibile. Cioè, è veramente scandalosa questa cosa. È vero, poi si lamentano che allo stadio insultano la gente. Guarda. Guardiamo qua le animazioni regnano. Space Invaders. Le animazioni ne sanno, vediamo bello, un po'. Bello, guarda che novità. Tira. Veramente becco il nulla. Che figo. Figata. Combo portiere. Vai, c'è sul motore di Buffon, vai. Ma che stai facendo? Perché torni indietro? Non so, le icone mi sembra abbastanza chiaro. Infatti, se giusto. Dici quando devi parare. Ecco, adesso cosa ma devi sì. Fare? Troppo facile. Cosa devi fare? Bello. Non così. Sai cosa che mi inquieta lui? Che è brutti. Wow, questo sì che è avanti, no, non lo rispondo. Ma stai facendo dei gestacci. Facciamo vedere poi i nostri amici che... Vedi, che controllo, 1-1. Siamo in un coccio tra Topolino e... Sì, Minnie. Qua c'è inquietante. Il dito c'è scritto Mickey, in effetti. Va, Suca, va, cioè, ciapa. Suca, ciapa lì, come dicono i nostri amici milanesi. Vai, torna indietro. Beh, guarda, io direi che questo gioco fa così schifo che possiamo... È una recensione, anzi, dove però, aspetta, non riusciamo a farla, però adesso voglio giocare io. Perché come al solito bisogna fare, deve essere fatta da tutti e due. Allora, profilo di ringraziamenti. Andiamo ai ringraziamenti, scusa. Ah, i ringraziamenti non sono quelli dell'altra volta, ti ricordi? Ringraziamo. Team che sul duro lavoro ha creato tutto questo, è quello identico a quell'altro. Lavoro e soprattutto duro. Desley Interati, produttore, Stefan Green, Steve Green, per cortesia, vergognati per cortesia, cioè davvero. Devi fare anche un torneo. Eliminazione, è più drammatico. Ovviamente scegliamo la squadra, minchia, tutte squadre di merda. Vabbè, l'Italia è da sbloccare perché avanti. È vero, sbocchiamo, però scegliamo la Spagna che sono i campioni d'Europa in casa. Ci siamo, contro l'Australia, bene, grande, guarda, buoni... Vai, com'è che si gioca allora? Ma sì, a cazzo, con questo passi. Sì, con questo tiri, ok, perfetto. Ma guarda il ricaricamento, però è più bella quella di Tracracer. Sì, la scompariva. Sì, infatti non per niente Tracracer ha preso un punto in più di Regracer 2. Dai, ma che lento, ma è così lento? È talmente noioso. Ah, pensavo si fosse incartato il disco. Se io metterei tutto il caricamento, lo so. Con queste maglie che sembra quella di maglia. Ma cosa sono io? Ma mai visti tutti sti... Ma cos'è il Marocco sta perché squadra? Perché nella stessa squadra sono modelli uguali. Ma come si tira? Come si passa? Beh, niente, facciamo... Con Lunchak. Ma il pubblico! No, vedete il pubblico. Pausa. Ah, guarda che c'è anche la pubblicità degli altri. Come si passa? Con Lunchak, Cristo. Come? Con Lunchak? Ah, oh. Ma così! Sai che devi tagliare. No, non taglio niente. Questo è tutto integrale. Guardate il pubblico. I mi. Guardate i mi. Ho dato un colpo alla cosa. Guardate che belli. Mi. Mi ha chiamati mi secondo te. Mi. Dai, io non riesco a giocare. E sto gioco. Ah, ma sono io. Boh, iniziamo a fare. Praticamente facciamo lo schema che uso la Juve in questo momento. Cioè, praticamente non si capisce dove andare. Passa. Passi, non si sia chi. Ah, ok, prende la palla. Passa. Ma perché passa di là, ignorante? Poi questa qua è dedicata a Robin Monkenobi anche, che dice no, che sono scarso io a cosa. Questa è Mura. No, ma sono controlli incontrollabili. Sono controlli incontrollabili. No, faccio sempre la figura del signor, io che metto la faccia, che faccio la figura del... Di hai quello ragione, casualone questa, invece... Questa la tagliamo. Sì. Basta.
Questa la tagliamo. Ok, niente, grazie dopo aver visto i minigames del gioco. È talmente atroce che non riesco a dire niente. E io veramente mi sento impossibilitato da dare un voto del tipo NC, probabilmente. NC è meno 4, è un favore, meno 4 quarantesimi. Ok, meno 4 quarantesimi ci sta. Comunque niente, salutiamo tutti e che brutta recensione, è veramente il data design ancora una volta ha fatto il meglio di sé. Ci ha chiuso tantissimo. Davvero, salutiamo tutti, arrivederci. Wow.